Salve, sono Alessandro Benvenuti e sto leggendo La briscola in 5 di Marco Malvaldi per la Emons Audiolibri. Fuori le colline scorrevano dolcemente come onde d'erba e di terra e Massimo talvolta si distraeva a guardare il paesaggio. Provò ad accendere l'autoradio, fece in tempo a beccare l'inizio di una canzone che gli piaceva tantissimo, Walk Like an Egyptian delle Bangles, e non pensò a niente per tutto il tempo della canzone. Poi, quando la musica cedette il passo a un terremotato mentale che cercava di fare il simpatico, spense la radio e ricominciò di nuovo a parlare da solo. Ipotesi. Il PG ha qualche altro movente che non è venuto fuori. Forse ha saputo che la ragazza era incinta e ha pensato che fosse suo. E si ammazza una persona per questo? Ma spero proprio di no, eh. Figuriamoci. Uno non può, dai, su. Ma per quale motivi uno come il PG potrebbe uccidere qualcuno? Per cosa si ammazza di solito? Allora, se fossimo in un giallo di Agatha Christie, uno ucciderebbe solo per i soldi. Oppure la prima moglie, che credeva morta e allora si è risposato, è risortita fuori e allora verga! La chiudi in uno stanzino con un coccodrillo e sei a posto. Nei gialli di Nero Wolf, invece, sono sempre ricattatori fatti fuori da vittime vessate, padri che impediscono matrimoni di figlie e così via. Si uccide sempre di sponda per ottenere qualcosa. Non è che uccidi uno perché lo odi, rimuovi un ostacolo. Nei gialli, invece, nella vita reale, quasi sempre ammazzi la suocera perché sono 20 anni che ti sbrindella i coglioni. Allora, per quale motivo un pigi ideale uccide? Caro Alessandro, no, è la seconda volta che entra in sala di registrazione con Malvaldi, insomma, con Malvaldi, con quello che Malvaldi scrive. La prima volta con Odore di chiuso, che era un giallo però ambientato nella campagna toscana nel fine 800, con questa nobiltà oziosa, decadente, decaduta. E ora invece sei in questa fantomatica cittadina di Pineta, così, sempre in Toscana, con questi vecchietti al mitico barlume. Ti sei divertito a leggere? Si vede dalla faccia. Non solo mi sono divertito, ma ho proprio vissuto il libro come un pezzo di vita che in qualche modo mi riguarda. Anch'io abito in un piccolo... sono nato e ho abitato per molti anni in un piccolo paesino e trovo che il ceppo, diciamo, che origina sia Marco che me sia lo stesso. Per cui nel parlare di questi vecchini è come se io li conoscessi perfettamente. Perfettamente perché appunto appartengono al mio passato. Su questo stesso materiale anch'io ci ho costruito delle cose di teatro che mi hanno dato grandi soddisfazioni. Una, per esempio, è l'Atletico Ghiacciaia, che è proprio un bar, la Ghiacciaia, nel quale si svolge tutta una vicenda legata allo sport, il calcio degli anni 60, e quindi insomma il mondo è quello, insomma. Abbiamo un comune mondo genitale, Marco e io, e quindi per me è ritrovare anche una parte di quel passato mio che ora vivo soltanto quando torno al mio paese e lo faccio abbastanza spesso, quindi sapori, colori, odori, modi di dire, temperature dell'anima, sarcasmi, sono gli stessi insomma che io ho vissuto e vivo quando torno a casa e che rappresento anche nei miei lavori teatrali e cinematografici, quindi è come tornare a quell'infanzia, e quindi una cosa molto bella, oltre che divertente, piena di sapori. No, è inutile, mi arrendo, non ci capisco un cacchio. Comodamente seduta al volante, con lo schienale, la camicia bianca e la schiena confortevolmente appiccicate tra loro da una bella litrata di sudore, nonostante i finestrini aperti, il condizionatore festosamente rotto da un mese, Massimo viaggiava lungo l'autostrada verso Rosignano. Stava andando al mare. Il mare vero, in Maremma, mica Pineta, con l'acqua torbida che non ti vedi i piedi anche quando è alta 10 centimetri, e niente in quelle giornate aveva il potere di fargli perdere il buon umore. Inoltre, in macchina, poteva parlare da solo quanto voleva e nessuno lo guardava male. Al limite, forse, pensavano che parlasse al viva voce del telefonino. Massimo pensava spesso a come l'automobile cambiasse radicalmente la personalità. Più precisamente, gli capitava di pensarlo ogni volta che si imbufaliva in modo indecente con gli altri automobilisti, rei di occupare la stessa strada che a lui spettava di diritto senza saper guidare una sega.
Le stesse persone le quali, se li fossero passate davanti in panetteria, al massimo gli avrebbe strappato uno scuotimento di testa. Quindi gli audiolibri ti piacciono, ma come lettore o anche come ascoltatore? Vediamo un po'. Ma io sono un grande lettore di libri. Il discorso dell'audiolibro l'ho scoperto poi dopo. Probabilmente grazie a voi, grazie alla Emons. Perché le cose che mi avete dato da leggere di altri autori me li sono goduti. Certo, vai in macchina, fai lunghi viaggi, vado spesso in tournée. E devo dire che, come succede molto spesso, soprattutto la notte, che tornando ti fa quasi più piacere sentire le chiacchiere intelligenti delle persone che popolano, soprattutto purtroppo, le trasmissioni notturne, dove sembra che l'intelligenza venga tenuta a bada tutti i giorni e poi la sera invece scappano fuori delle vie dell'intelligenza lunari. Ecco, in questo caso, diciamo, ho capito e ho scoperto con molto piacere che sentire un libro letto ti accompagna più naturalmente, cioè non so come dire, è come se la storia ti pigliasse e ti portasse con coerenza dal Friuli, per dire, a Roma. Qualche volta ho fatto anche dei viaggi così lunghi e quindi è molto piacevole. Poi fa sempre molto piacere ascoltare dei colleghi attori bravi che in qualche modo instillano il loro sapere raccontandoti delle storie che tu in quel momento non potresti leggere, che magari non hai mai letto in vita tua e che in quel modo colmi la lacuna, insomma, colmi la lacuna attraverso la sapienza e il talento di colleghi tuoi che ti aiutano e ti fanno compagnia durante la notte. Una sensazione molto piacevole di non invadenza. A volte le musiche, qualcuna ti piace, qualcuna è invadente, allora cambi canale, no? Poi ti distrai, no? Il tuo stato è pericoloso. Mentre invece se tu ti fidi di un autore e hai deciso di ascoltare un libro, in genere succede che questo tradimento non avviene, cioè che il flusso è biologicamente più tranquillo e anche il viaggio diventa più piacevole. Qualche volta ti fa quasi rabbia che manchino 10-20 km in più per finire il libro. Una volta mi sono fermato in garage per finire un capitolo. Ho detto no, questo capitolo bisognava finire. Allora sono rimasto lì in garage e poi è finito e sono andato molto più volentieri a letto. Succede anche di questo a sentire gli audiolibri.